con di Nuesladines, Mario Ferruccio Belli, che sono io, con la storia in dialetto del nostro paese. Dico nostro paese, torno a dirlo tante volte, non è al mio paese, è il nostro, che è la provincia di Belun, perché io parlo in dialetto bellunese, belunat, se vuole, insieme, anzi, per essere più precise, Cadorin e Ampezzani insieme. Allora, noi abbiamo questa rubrica che si chiama Nuove Ladines, che racconta storie vecchie, non nuove. Nuove Ladine è bella perché così novità ladine, ma nella realtà io conto storie vecchie. E carcheota anche con la polemica di Medo. Voi sai che anche io, il Signore in Cadore, incadori per Pieve e nel paese di Tiziano. Tutto d'accordo, se uno a uno appena dice ma Tiziano le, le discorso se le nasce, se le nasce la via, allora chi passa che ci si ora, che viene da fuori via da lontano, parampese e magari è gente che ama la pittura, ama gli artisti, ama la storia e dice ma è vero che Tiziano è nato qua? E allora pide un che di là, sicuro, sicuro, le nasce qua così e poi le do fuori. Ma non vuoi dire che sia offensivo per qualcuno? Perché non è, non è il luogo che nasce che dà il carattere alle persone. Io ho detto a delle persone che mi hanno contestato, e hanno detto: Ma come hai visto che l'è nascito così, non pensi, se invece l'è nascito a pieve, caccia la nostra. Allora io, sorridendo, perché sorridendo, dico: Anche Gesù, guarda, ride, Gesù le la sua Betlemme, che è un bus che nessuno conosce. Bisogna di via vedere, io sono stato a vedere proprio desmentea. Ma tu ti Nazareno, ecco allora, io non ho re di Tiziano Cadorino. Ma se l'è per caso in ampese, la no, non perdono. Non perdono e poi vi farò là, proprio per la così perché ho un all'estero. questo libro qua così, vedete quanto grande è, è, tanto perché vedeva insieme. Là. E le cito su La strada, la route de Dolomites. Le è un libro in francese compra a Parigi e mercato eh, a caro prezzo, perché le grandi fotografie, algo come 40-50 fotografie, dalla prime alle ultime, installate sempre su La vita e eh, de grande artista. Questo Gabriel Ford eh, dice che Tiziano è uno dei più grandi artisti. Un francese che elogia Tiziano, a nostro pittore Cadorino, Cadorino, non pensare, e lo dice che è il francese, che è il più grande artista, non lo dice il più grande, ma proprio la frase finale sua, so che io ve la porgo anche liede perché è Argo de Begladis, è eh, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, lo dice in francese. L'un dei più grandi artisti di tutti i tempi. Sono contento, come Bellunesi, come Cadorini, un scrittore. Francese, che mette un libro di questo genere e non è che vende milioni di copie, ma un libro pieno di, di, di robe che riguarda il calore da Ampesso, anzi, dal Falsarego su dell'Apria, perché loro in Rua, in Ampesso, partendo da Bolzano, Trento, il passo Pordoi, il passo Sella, il passo Falsarego è e Ampesso. E calcala in Ampesso, e dice: finalmente nel paese di Tiziano. Ecco, spero che i miei amici di Ampeso non si offendano e che le pieve manco ancora. La route dei Dolomites è la strada che porta a conoscere Tiziano Vecelio. Allora, a avere cariche fotografie che lei insegna, ha un dito che eh, questo eh, autore francese, For, che scrive sul suo libro la frase finale, il più grande artista, pensate che, che sei un francese che dà questo onore, non uno di più, ma il più grande artista di tutti i tempi, perché dunque studia Tiziano, il presto, il niente, fidave, l'ultima parola, allora un straniero francese che è così tirare quelle cose che mi elogia il nostro pittore, è altro che dillo bravo, bravo bravo ma allora c'è dislo di lui. Allora Don vede un attimo insieme, e va detto che lì sulla strada delle Dolomiti, che la strada delle Dolomiti l'ha fatta nel 1900. 4, 5, 6, partendo da Bolzano poi su, su per la Valle, la Erua Ruà, in Ampese e fuori, addirittura fuori, dico, via per Auronzo, Misurina, non è che l'hai il terzo. Ecco, era 1909, quindi le passato oltre 100 anni fa, stranieri che venivano da tutte le parti del mondo, venivano su per vedere la strada delle Dolomiti, i vede tutto. E come? In Ampese. Ecco come che lo ha in ampesso, perché in IAP allora non l era l'automobile, sta una fotografia che si mette far vedere la guite, il deposito di polveri che aveva gli austriaci che erano in ampesso come diciamo dinamitar di roba del genere, insomma la polvere da sparo per, per fare anche uso pacifico, dove basta il paese, perché se si è venuto a scoppiare, vedete che d'ora è la Iesa che le a metà e sotto il cristallo col, 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 col popena, insomma. ma fuori di mano la polveriera ed è 1904 5, 6, la guaita de Bas, la polveriera, un posto pericoloso, foraman, che si è venuta a scoppiare, scoppiava i fatti suoi, e c'è solo la chiesa principale. Allora, dalla Iesa da un pezzo, si comincia anche il libro, il libro che vi ho detto, che mi, allora vi me contare, dal torrente bigontina che va nella guaita, poi dito ho detto prima, la chiesa di un e la Iesa di un passando a pè, pe, per un luogo che si chiama eh, Ciampo, Ciampo, de, de Sora. A che la, allora, nel 1900, era una casa, tra un po' la vedo, che sopra è scritto su Casa di Tiziano. Ecco, cancale, ecco che è un vedo Se è il nostro per far vedere anche il pil a pè, per vedere che le proprio. La, 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 il punto più basso della valle di Ampeso, dove dalla Goite, se vuoi, è da 10 a tale, abbiamo che vive. Do dalla Goite, ho in tutta la valle, la valle del, 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 della Goite, ma le scaffano a San Vito. Se vedete che nel Marcora e San Vito, la Goite che non parla prima, invece, la Ragnon che nasce la Goite. Che è ancora più in fora la vuoi che va fuori a valle, a valle è così stretta e è una strettoia. Ecco, allora bisogna tornare indosso, eccolo che la da noi. Cato che nasce la vuoi appena sotto la montagna si vede così, e noi che andò la strada delle Dolomiti, che è la strada che è la de Tiziano. Ora che abbiamo visto tre luoghi diversi ho visto anche il ponte che era prima sul... sul, sul, sul un rù che va la, a Valesina, perché da poco che là, il è il centro del calore. Allora, tornandoci a vedere un po' che questo personaggio che ha scritto questo libro, che è la Route dei Dolomites, ma non l'ha fermata in Ampeste o sua misurina che là la ruta del dolomite in cui la scelate lei non fuora per la guite perché lei ha da ruota fuora da tiziano tiziano vecellio dove vede allora l'altro tocco di, 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 di fotografia e vedrò anche ruo fora a pieve ma non a pieve di calore ma a quel che è il castello di pieve di calore come era la nota Eccolo qua così, Calei e Roderi del Castello di Pieve, che era la capitale del, del Cadore, che era ancora da di, difendere la gente del paese, Canchel era su un capitano mandato da Venezia, ultimamente prima ancora da Aquileia. Prima, prima ancora di Aquileia, forse i tempi dei Romani, e io ero in piazza. E la Sora Pieve, Pieve non vedo, perché la, 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 diciamo, la rocca, come si dice in italiano, la rocca, e io credevo il E è là che uno di suo vede, in cui si vede ancora questa rovinesca. Ma la rovinesca che vedo, le chiese che è un città, è il libro di Tiziano scritto da questo pittore. Perché allora. E, e, e ha tanto il senso perché la vita che la ruta di Dolomites e le, la sua conclusione è la strada che mi avvia a conoscere Tiziano Vecelio e il C. Tutte le sono, tutte quante, è vero, un pittore che ha fatto tanta pittura, tutto, tutto il verito, perduto, ma secondo questo uomo francese che vi dico, il più grande pittore di tutti i tempi. Allora, Pollondi, avere, per esempio, avete l'autoritratto che l'ha fatto Tistiano, mi pare che l'abbiamo fatto là così, che tra in cui, dire, oltre che il castello di Monterico, sì e no che il dia, perché anche il Nasù... E secondo la, una teoria, lei su in ampesso, abbiamo ho visto prima, la casa di Tiziano a campo. E anche quella là non esiste più la casa, perché in età tra la eh, prima e la seconda guerra, l'ha tirata via. La casa l'ha ancora, mi ha tirata via la casa, gli ha rifatta di nuovo e ha perso il muro, abbiamo crescito su. Casa di Tiziano, se il nostro eh, al tecnico almeno la far vedere ancora, la diciamo vedete così: che voi passare la guaita, di di dico base, e questa casa che con la data sotto, 1477, e la voce che correva era che, che la casa che prima era, il fuoco nato da una signora che era andata fuori a Pieve a fare la domestica dei Vecelio, fiore che è il più fiore del paese, in una casa che lì. Tutt'oggi a Pieve, di Cadore, che l'ho vista, qua, eh, non a Vedra, la vera casa che è Levito, la vita, l'ha vissuto, parliamo in italiano, perché se nasce c'è un posto e se vive c'è un altro. qua. tante persone. Hai fatto prima l'esempio del nostro Signore che è nasciuto a Betlemme e da poi le due sta. A Nazaret, Tiziano, agnola su, eccolo qua. Così vi dicevo che l'autoritratto di Tiziano E si è fatto nel 1477, abbastanza vecchio, abbastanza sicuro, sereno. Un uomo che lei anche un fratello più vecchio di che dipingeva, si divideva i lavori in calore, tanto altro si dice tizianesche che anche lo dire al nome, ho un tante pittore che vedrò insieme, per esempio a Venasca, ne è una favolosa, e tutti gli invece che scrive, e non i coi, lei di Tiziano, invece in cui i coi tecnici dice, ma sì, è di Tizianesco, il fratello più vecchio, ecco, Tolè come se fosse un, un, un errore attribuito a Tiziano Argo de Bell. E non l'ho detto, anche lui ha fatto l'autoritratto, la, la la, lui pensava, sono un cadorino, che è dio nel mondo, che dà del tu all'imperatore, che dà del tu ai ministri, ai pres, al papa. Perché? Perché lui era un uomo umile che faceva il pittore. Io dicevo, io dipingo, sono un pittore, mi ha insegnato a dipingere. Prima che anche stavo fuori a Pieve, se la mezza zetta, non cosa sono su e l'ho vista prima. E la posso dare a Venezia e poi nel mondo intero, a Roma, a Vienna, a Berlino, al, come è, è pittore delle grandi personalità. E bello che anche lui si è fatto la pittura del suo autoritratto, spero che adesso il nostro tecnico me la fate vedere ancora. Ecco, vedete, lui eh, è morto molto avanti con gli anni. Ma guardate la serenità di questo uomo che eh, lei ha parlato, da del tu, che si è visto inchinare davanti a lei gli imperatori. E sto quadro qua, così che lei ha l'autoritratto, in cui non le, è Caricadore, ma le è a Madrid, in Spagna, perché parla che si è più di un di questi autoritratti. Ma che che me, dà. Coraio, di parlare bene, de... le parole la parole di questo Signore che l'ha detto, che è il più grande, capito? Qualche giorno poi di dire, ma è un bello, le cavore e Gesù. No, che è uno scrittore che ha fatto la strada dei Dolomiti, ma l'ha fatta per me portare da Bolzano fin su al Passo Falsario, fin dove in Ampesti fin fuori per il calore, da Ampeso a San Vido, a Borcia, a Valesina, ecco, così le San Vido per esempio, Gran San Vido, ci c'entrano, che è sulla strada di Tiziano Vecelio, l'ha fatta il Tiziano, sicuro, perché so che girava in Ampeso le Ruà quasi certamente, se non le Ruà, le nasce, i tifoni a Manzanka, sotto il Marcora, Cora, nel paese di campo. a paese di campo non era la ciasa. La ciasa l'ho vista prima, con sulle scritte fino alla circa la fine della prima guerra mondiale, che anche c'era un io ha buttato la cioè chi muore là che vuole vedere, io ancora così più manco, portare un po' più a pelle, ma anche ha tirato la ciara e ha tirato anche la casa nativa di Tiziano Vecelio Qualcuno mi ha domandato, ma sono sicure? Ah, basta dire che in ampese parlando del 1470-80, parliamo di 400 anni fa: che si inventa una roba, me, me, per strana, algo, algo a testa, niente di più facile che se è come chi è un dito, scritto e provato, che carichetosa di ampese in che lotta, l'ero. Puro paesello, non era il turismo, non era il sport, non era niente. Lì fuori a pieve, a fare la cameriera, a fare la, la domestica, a fare la coga. Là era bella e eh, l'ha fatto l'amore a il Paron e l'ha avuto un fiol. Allora, chi ha visto che era un fiol maschio, no, no, gli torna così e lo dà fuori. Allora, è una sua pieve e è una sua in Ampese. Non è il luogo che che un nasce che conta, ma ognuno che un vive. Tiziano l'ha visto e stesso nella sua storia l'ha fatto vedere Hai la mia casetta a pieve di calore. A ver, la vedo ancora, che se questa casa mi fa compagnia finché si andò in cuore. Vedete come che era nota la casetta di Tiziano. C'è così la, la, diciamo questo quadro, la fotografia vecchia dei primi anni del 1900-1903-4. Allora, chi li ha mettuto a posto, gli ha insieme, hanno perduto la bellezza della chiazetta, piccola chiesetta, ma di muro, ma con i suoi bel camini, con le sue finestre. Poi si dice anche l'aga, perché l'anno si vede, ma che io decano si vede che l'embrente è l'aga. Allora, c'è la casa, la maison de Titiano, come chi dice è il libro francese, bella, piccola, lei la prova, proprio, ma non certa, ma come Vangelo che non che fosse solo da su, ma che là l'ha levitto che anche il dia venne a Venezia, o che il dia venne a Vienna, al tornava a casa e dia Dio la così. a è che era il suo fratello più vecchio, a che era forse anche la sua femmina, a noi era il che si vedeva in terra, al di fuori vedeva l'antela Sora, la rude fianco, la iesa di Pieve, a sentire la ciampelle, che da questa casa che è così, la ciampande della Iesa di Pieve, a è un'opera di Tiziano fatta appunto da lui, come che vi dicevo, lì sarà 200 metri, allora il caduto era invecchiato tranquillamente, sereno nel suo paese natale. Dicevano natale perché così non partori ma che le vitto. Gesù le nasce a Betlemme, ma le vitto a Nazareno, Nazareth, il cioè nazareno. Allora, senza offese per nessuno, Cristiano nasce da suo mare, non so un agnò, con certezza, ma le vitto, la sua vita... E la serenità di Pieve de Cadore, e tra ciò Ciasetta, che lì da vede o il po' di sua vedera, guardala e pensava di Tiziano, questo grande artista, uno dei più grandi del mondo, nostro compatriota. Allora con lui io vi saluto, vi dico, sentite magari per strada e direte se siete d'accordo, di Tiziano, Vecelio, Nassù, non so io, ma Vito, sono a Pieve di Cadore. Sali sì, da poco. A série vede.